Buongiorno a tutti ragazzi, qui Tecnark, oggi vi mostrerò la 22esima parte del gameplay di Pokémon Rubino Omega. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Vi ricordo inoltre di seguirci tramite la nostra pagina Facebook e tramite il nostro forum. Per fare un breve riepilogo della puntata precedente, siamo usciti al Monte Pira. Siamo andati a Porto Algepoli e siamo entrati dentro la base segreta del Team Magma per recuperare questo sottomarino che vediamo dietro di noi, ormai alla nostra sinistra, che è il sottomarino Explorer 1, che è stato rubato al capitano Remo. Adesso mi sa che dovremo battere queste 5 reclute. Spero non una. No, infatti tutte e 5, che bello. Ah, che cosa bella. Mandano in campo un gruppo di Pucieno. Io adesso faccio una bella cosa. Mando il nostro Gyarados e uso Surf, così ammazzo tutti. Geco rientra e mandiamo avanti Gyarados, che tra l'altro farà prepotenza su tutti i Pucieno. Pucieno usa Morso. 1000 levo 4 PS. L'altro Pucieno usa Morso. 1000 levo di nuovo 4 PS. Un altro Pucieno usa Morso che mi leva anch'esso 4 PS. Ecco, e uno usa Turbo Sabbia. Iniziamo malissimo. E il Pucieno, l'ultimo Pucieno, usa Morso. Andiamo di Surf e attacchiamo contemporaneamente tutti i 5 Pucieno. Si spera, sempre se non falliamo su qualcuno. Ecco, 2 evitano l'attacco, 3 evitano l'attacco. Benissimo. Mi sa che manderò a capo soltanto 2 Pucieno. Pucena usa nuovamente Turbo Sabbia. E Pucena poi usa Boato. Questo, per questo devo dire grazie. Entra Breloom in campo. Iniziamo a usare Pugno Rapido sui vari Pucena, sperando di beccare lo stronzo che al turno dopo non ci farà Turbo Sabbia. Sperando appunto quindi che nessuno dei due Pucena rimasti ci facciamo Turbo Sabbia. Pucena usa Boato. E sicuramente anche l'altro avrà usato Boato. Esattamente. Così giustamente dicono: vabbè dai, facciamo lottare tutta la squadra. Entra in campo il nostro bellissimo Metang di Rocco. Usiamo Metal testato sul Pucieno a destra. Lo mandiamo KO. Ed è rimasto finalmente l'ultimo Pucieno. Ci farà Boato? Chi lo sa? No. Va di Morso. Che avrà infatti pochissima vita anche se super efficace. I livelli in meno si notano. E andiamo di Pugno Scarico. Vediamo se riusciamo a mandarlo a poco pure anche con Pugno Scarico. Non penso ci siano problemi infatti. Tutta la squadra riceve esperienza, non grazie al anche grazie al condi di esperienza, ma soprattutto grazie al boato ripetuto di Pucieno. È stato tutto inutile. Che strano, non ci siamo riusciti a vincere in 5 contro 1. Non aveva mica barato? Infatti ci voglio, non parole, abbiamo perso, questa è la realtà. Deve pure trovare il capo e gli altri della sua strada. Contro di loro non ce la farei mai. Antipatici. Non credono mai a quello che faccio. Oh, sei arrivato. Sì, sono arrivato. Cosa vuoi? Lui da puttanella. Mi dispiace però, le modifiche al sottomarino sono già completate. Guarda, con quel trapano sarà un gioco da ragazzi spezzare il sigillo dell'antrabrissale.
A me rimane soltanto una cosa da fare: fermarti e dare il tempo al mio capo Max di prendere il largo. Ma ora vorrei solo lottare con te. Vorrei analizzarti. Analizzami. Anche se sta un po' di roba soft porn. Certo, lei che è messa con il culo a ponte non aiuta. La magma tenente manda in campo Camerat. Non è che evolviamo, andiamo di fendivoglia come al nostro solito. Dobbiamo anche fare per forza i simpaticoni nell'usare il mega bracciale in stile Power Ranger, che se no non siamo contenti. Camera ptusa sbadiglio. Irrilevante, dopo che con il prossimo attacco manderemo KO. C'è qualcuno che vuole imparare Meteor Pugno. Chissà chi è, appunto. Li leviamo per raffighi. E impara Meteor Pugno. Bravissima, livello 40. E abbiamo sconfitto la puttanella. Cambia il mondo. Max se ne va. Missione compiuta, il capo è sparito. Per il bene dell'umanità, per il nostro sogno. Tu non eri previsto, ma ti darò qualche indizio sulle nostre intenzioni. Il nostro capo è diretto all'antra abissale, nelle profondità del marine, al largo di Alghepoli. E ora cosa farai? Io ti consiglierei di andarti a fare un giro, nella città sulla costa. Come ci si arriva non lo so, e anche se lo sapessi non te lo direi. Che simpaticona. Si vede che mi vuole bene. Usiamo il teletrasporto, che penso ci porterà nella prima stanza. Esattamente. Però non capisco come andrà a prendere quella Pokéball. Ah, ecco. Troviamo una pepita. Adesso possiamo iniziare a usare le pelle Antimax. Riordiniamo. Gli strumenti per categoria. Usiamo Surf. E andiamo, dirigiamoci verso Verde Azzurro. Evitiamo il primo allenatore. Cercheremo di evitarli tutti. Purtroppo però non siamo riusciti a evitare il secondo. Anzi, il terzo, per dire la verità. Roland, nuotatore, manda in campo Silio. Bellissimo Pokémon. Andiamo di Fendifoglia, che comunque dovrebbe riuscire a mandarlo a campo. Senza problemi, infatti. Senza neanche mega evolvere, lo mandiamo KO. E riceviamo 1000 punti di esperienza. Saliamo di livello. Gyarados sarà a livello 37. Tecnarca ha vinto 624. Vediamo com'è che si può andare lì. Tramite sub, forse? Sicuramente tramite sub, scendendo di qua. Però purtroppo ancora non abbiamo sub, quindi ci dobbiamo attaccare.
casa del cercatesori. Sono il cercatesori subacqueo, scandaglio senza parole gli abissi marini, alla ricerca di tesori sul fondo del mare. Non è tesori? Quindi se troviamo dei cocci, sappiamo con chi andarli a scambiare. Quell'isolotto ci sono dei wheel. Andiamo alla volta di Verde Azzurro. E voilà. Troviamo una grande perla. Andiamo. Esploriamo le spiagge di Verde Azzupoli. Infiliamoci tra le mangrovie. Purtroppo però non ci sono Pokéball. Magari ci sono, c'è qualche strumento nascosto. Neanche quello, forse. No, infatti. Purtroppo non c'è niente. Ho sbagliato, ho usato un altro repellente Max, ma vabbè, poco importa. Questo bambino mi regala la roccia di re. Buon per me. Questa qua è la bellissima casa di Rocco. Adesso possiamo tornare nella Verde Azzurri, che abbiamo già visto nella demo. Tramite i gameplay che abbiamo fatto anche per la demo. Qua troviamo una bella reteball. E vediamo cosa dice questo nonnino. La vita nasce nel mare, poi si sposta sulla terraferma. Niente di... Fa discorsi del cavolo. Qui troviamo la pietra che serve per avere Girachi. Non sto scherzando, ovviamente. Mi riferisco a leggende metropolitane di quando ero giovane. E vediamo di andare al centro spaziale. Magari troviamo qualche stronzetto del team Magma. Vediamo se è così. Veramente grazioso fatto il centro spaziale. C'è pure il supermercato. Che cose importanti. Il lancio di razza è riuscito. Il lancio numero 196. Qua non vedo niente di che, vedo soltanto che c'è un buco nero e un meteorite. Un buco nero, sembra un buco nero. Da questo diagramma che possiamo vedere qui in basso. Mentre l'altra invece sembra una galassia. Vabbè, usciamo e andiamo a battere le capopalestre. Anzi, prima però mi sa che faremo un giretto nell'isola Umbrox. No, vabbè, dai. Stavo scherzando. Andiamo direttamente qui. Che cosa figa. Bene. E quindi che dobbiamo fare? Torniamo indietro. Ah, wow, molto interessante. Purtroppo non sono riuscito a evitare questa sfida. È troppo forte come si frutta a mezz'ora in questa palestra. Devo dire che hai ragione. Questa palestra è completamente rivoluzionata. Dato che prima, se non sbaglio, andava in giro. Cioè ci si spostava da una stanza all'altra tramite il teletrasporto. Adesso invece si fluttua a mezz'aria. Usiamo il nostro Geco, ovviamente. Andiamo di fuggifoglia.
riusciamo a mandare capo Kadabra, visto le difese penose che ha. E la prossima scelta sarà Medicham. Cosa possiamo mandare? Usiamo il nostro bellissimo Metang. Andiamo di cozzata Zen. E diciamo si inganna forza e si scambia attacco con difesa. Si è visto che si sono invertiti attacco e difesa. Usa Psicamisù pensando di copiare le nostre statistiche, ma non copia niente. E diciamo usando pressione per aumentare l'attacco. Andiamo di cozzata Zen e mandiamo KO Medicham senza che ci abbia fatto nessuna mossa. Ma meglio così. E abbiamo sconfitto il primo allenatore che siamo riusciti a trovare nella palestra di Verdi Azzupoli. Adesso purtroppo però mi sa che dovremmo affrontare quella streghetta. Ne approfitto per spostare il Pokémon. Andiamo in questa piattaforma. No, per fortuna. No, ho sbagliato. Ecco. Per fortuna la streghetta non mi ha chiesto la sfida. Vediamo se si può andare di qua. Troviamo un'altra streghetta che però non riesco ad evitare purtroppo. Sento che ha un influsso nefasto. Grazie. Diciamo che sono tutti che mi appoggiano tutti. Manda in campo Chimecho. Simpaticissimo Pokémon. Vuol dire molto allegro. Usiamo Morso. Abbiamo sconfitto Amalia. Streghetta. Adesso possiamo attivare questo congegno. E la strada sarà dritta. Per andare a battere le gemelline, mi sa. Anche se forse non mi ricordo male, uno dei due è maschio, comunque. Andiamo sempre dritto. Facciamo questa bellissima salita. E teniamoci pronti alla prima e unica palestra con una lotta in doppio. Possiamo lasciare Maitiena e Metagross. Devo dire che questa palestra è veramente stupenda a differenza delle altre. Proprio ben fatta e allegrissima. Infatti, se non sbaglio, quella a sinistra è un maschio. Non te l'aspettavi, eh? E invece ecco qua, due capi palestra. Siamo gemelli. Non l'avrei mai letto. Non abbiamo bisogno di parlarci, perché ognuno di noi legge nel pensiero dell'altro. Ed è come se pensassimo all'unisono. Siamo molto affiatati. Vediamo se riesce a batterci. Fusione! Ma vuole Dragon Ball, scusate. Parte la sfida di Tel e Pat. Che mandano in campo Lunaton e Solrock. Noi andiamo avanti, Charlie e Metang. In prepotenza, per fortuna, abbassiamo l'attacco di Solrock e Lunaton. Usiamo Morso su Solrock e mette testata su Lunaton.
Facciamo sali danni a Solrock con un semplice morso. Luna non uso ipnosi su Metang, che purtroppo va a dormire. E mi sa che non si sveglierà tanto facilmente. Usiamo nuovamente mosso su Solrock e metal testata su Lunaton, sperando che al secondo turno Metang si svegli, anche se la vedo comunque parecchio dura. Charlie sarà a livello 41. Lunaton usa calmamente, mamma mia. Questo potrebbe essere un problema, dato che con un attacco potrebbe farmi male. Metang ovviamente dorme. Usiamo morso e andiamo di pugno scarica per evitare di subire qualche attacco che potrebbe farci troppo male. Andiamo di pugno scarica e gli leviamo veramente poco. Charlie usa morso e manda, mamma mia, manda un PS numero 1, lo fa tentennare. Usiamo spaccarroccia, tanto farò mandare KO Lunaton da Metang, come non detto. Perché usa Telepat, usano un'iperpozione. Charlie usa spaccaroccia. E comunque uno perde, quindi. Uai, faccio abbassare la difesa addirittura. Adesso andiamo di morso e di pugno scarica. Magari già teoricamente con pugno scarica dovrei farlo fuori, dato che io ho abbassato la difesa. E infatti, complice anche un brutto colpo, riesco a mandare KO il Lunaton di Telepat. Metang sarà a livello 45. E abbiamo sconfitto Telepat. La nostra accoppiata non è stata vincente. Riceviamo ben 10.000. Metang si sta evolvendo. Attenzione, diventerà un bellissimo Metagross Shiny e potremo farlo finalmente Mega Evolvere. Abbiamo finalmente il nostro Metagross Shiny. Metagross vorrebbe imparare Martel Pugno e noi glielo insegniamo subito. Al posto di che cosa? Al posto di Meteor Pugno. Metagross dimentica Meteor Pugno e impara Martel Pugno. Hai vinto, infatti è inconstatabile. Il riconoscimento, ti conferiamo questa. E ci danno finalmente nostra settima medaglia. Tecnarca riceve la medaglia 20. I Pokémon finali dell'80, anche quelli ottenuti tramite scambio, ci obbediranno e potremo usare sub fuori alla volta. Inoltre c'è un LMT04 che contiene calmamente, che aumenta attacco speciale e difesa speciale del Pokémon che la usa. Sembra che il legame che c'è tra te e la tua squadra sia più forte che tra quello che abbiamo noi due. Nel tuo futuro vedo che stringere molti altri legami. Molte difficoltà aspettano dai tuoi Pokémon, ma non preoccuparti, andrà tutto per il meglio. Finché vi sosterrete a vicenda, non avrete niente da temere. Quindi affrontate ogni avversità senza paura. Grazie mille, gentilissimo. Ci teletrasportiamo all'inizio della sala e possiamo andare a curare la nostra squadra. Però a quanto pare c'è un terremoto. Che è successo? In mezzo al mare è comparsa una colonna di luce. Ma da quella parte non c'è il percorso 128. Incredibile, strabiliante! È la fine del mondo! Schitti, non preoccuparti. Sta succedendo un cataclisma. Percorso 128. Che spavento. Che cosa è stato? Cos'era quella luce abbagliante? Veniva dal fondo del mare? Ehi, Tecnarca. Ho sentito la telepatta e sei stato alla palestra. Mi dicevo che, visto che sei qui, potevamo fare qualcosa insieme. Ma è successo un imprevisto.
Andiamo a casa mia, ti spiegherò. E andiamo a casa tua. Questa è casa mia, lo so che cosa è. È un po' spoglia, ma a me piace così. Veniamo a noi. Facciamo il punto della situazione. Il vuoto di prima è quel rombo assordante. Temo che il sigillo che si trova negli abissi marina sia stato spezzato. Nelle oscure profondità del percorso 128 c'è una grotta sottomarina, in cui dorme un Pokémon millenario, l'antro abissale. La grotta era stata sigillata ricorrendo alla forza di un Pokémon per impedire a chiunque di accedervi, ma a quanto pare quei mascalzoni sono riusciti a spezzare il sigillo. Senza dubbio vogliono usare il Pokémon millenario per i loro scopi. Ascolta. Se quei furfanti riusciranno a impadronirsi del potere del Pokémon millenario, l'equilibrio del mondo sarà sconvolto e tutte le creature viventi saranno in pericolo. Io ce la metterò tutta per far fronte a questa situazione. È una mia responsabilità. Ma da solo non posso farcela. Sempre al solito il campione della Lega che non riesce a fare le cose. È un fallito come il nostro Alitalia. Quindi, se posso contare su di te, vorrei chiederti un favore. Aiuta a fermare il Team Magma e il Team Hydro. Questo è per te, Fub. Grazie, se no non potevamo andare giù. LMN Sub. Grazie a questa mossa fenomenale potrei immergerti sott'acqua insieme a un Pokémon. E ci regala anche la maschera Devon. Io ti raggiungerò appena avrò portato a termine alcune incombenze. Nel frattempo cerca di fermare il Team Magma da solo. Grazie. Affidano un bambino di 10 anni un compito del genere. E vabbè. Adesso però c'è un altro problema, mi sa. Dobbiamo insegnare Sub a qualcuno, ma chi? Alitalia impara Sub. Però forse è meglio insegnarlo a Gyarados. Ma al posto di cosa? Gli leviamo Morso. Tanto poi gli daremo cascata al posto di Surf, di Hydrondata. Che è anche più precisa. Gyarados impara Surf, Sub. Mi sa che però dobbiamo andare a curare la nostra squadra. Andiamo a curare la nostra squadra e dirigiamoci al percorso 128. Vuoi fare riposare la tua squadra? Certamente. Ecco fatto, la tua squadra è in perfetta forma. Torna pure quando vuoi. Anzi, prima di dirigerci al percorso 128, facciamo un salto alla grotta ondosa. Vediamo che cosa è cambiato. Usiamo Surf. Cavalchiamo il nostro Gyarados. Usiamo ovviamente un repellente Max. E lì c'è l'ingresso alla grotta. Grotta ondosa. A quanto pare c'è l'alta marea. Sei abbastanza denaro per avventurarti nella grotta? Ti va di portarmi del sale ondoso e delle gusce ondose? Vediamo di farci fare la conchiella da questo tizio. Qua c'è un guscio ondoso. Là a destra ne possiamo vedere un altro. Vediamo di qua se c'è qualche altra cosa, ma non credo. C'è una Pokéball. È una caramella rara. E troviamo lì anche un altro guscio ondoso. Lì in alto,
possiamo trovarne un altro, possiamo vederne un altro. E poi possiamo andare a prendere l'ultimo alla nostra sinistra, dove l'avevamo intravisto prima, ovvero qui. Usiamo surf e anche c'è l'alta marea. Proviamo ad avventurarci all'interno della grotta per vedere di prendere qualche MT o qualche strumento che è possibile prendere solamente durante l'alta marea. L'acqua è di un colore blu marino e usiamo surf. Forse qua non possiamo entrare, infatti. Però possiamo comunque andare qui, se non sbaglio. No, neanche. Purtroppo mi sa che non possiamo fare molto altro. Ops, ho sbagliato. Devo andare qua per vedere se c'è qualcosa. Repellente. Troviamo un bellissimo pezzo stella che possiamo poi rivendere più avanti. Non penso ci sia bisogno di portare adesso i 4 gusciondosi che abbiamo trovato al tizio. Noi vediamo se li vuole lo stesso. Per fare una granellina ci vogliono 4 mucchiati di salandosa e 4 gusciondosi. Sono ingredienti facili da reperire. Purtroppo abbiamo soltanto i gusciondosi. E quindi ci possiamo attaccare. Usiamo surf. E andiamo verso il percorso 122, 128, scusate. Dove abbiamo visto prima illuminarsi quel fascio di luce e rompersi il sigillo. Facciamo questo giro bello largo. Ci inoltriamo il percorso 127, scusate, non 128. Un po' troppi allenatori. Non riesco a trovare l'ingresso dell'antra abissale, però. Qui troviamo Cenerida. Rapidamente è finito, non ho un altro. Forse dobbiamo scendere ancora più in basso. Potrà essere mai? Ecco, il percorso 128. Trovato. Usiamo surf e andiamo giù. Il mare è davvero profondo. Usiamo sub. Vai, Kairos. Che cosa bella. Sì, ma come facciamo per... Qualcosa mi dice che non dovevamo andare qui. Vediamo la mappa cosa ci dice. Consultiamo la mappa. È questo l'antra abissale? Sì. È esattamente accanto a dove rispetto a dove siamo noi. Quindi vediamo di andare lì e infilarci sott'acqua. Gyarados usa sub. Vediamo un relicant.
Vieni qua, disgraziato. No, non posso prenderlo. Mannaggia lui. Volevo prendere quel Rarikant. Disgraziato che non sei altro. Ah, ed è questa cosa, l'altra abissale. Wow. C'ero sopra e non avevi idea. Non si vede un ostacolo in superficie. Vuoi risalire? Risaliamo. Magari su Sosa Sub. Devo dire che è veramente fatto benissimo il sub. E fa veramente godere quando, soltanto alla vista. Non abbiamo neanche un Pokémon Comfort in squadra, bene. A chi lo insegno? A chi lo insegno? Pensavo di non avere forza per un attimo. Mi è venuto un infarto. Lo insegniamo a Charlie e lo insegniamo a Charlie. Che cosa gli leviamo? Gli leviamo fossa. Oduetta, dam. Charlie impara forza. Charlie usa forza e riusciamo a buttare il masso dove deve stare. Si è disposto, mi fa un favore. Mamma mia. Vediamo qua cosa si deve fare. Ci infiliamo dentro queste grotte. Sinceramente non mi ricordo dov'è che si deve andare. Qualcosa mi dice però che questa qua è la strada sbagliata. Infatti a qua non si può passare. Benissimo. Mi sa che questa strada è a senso unico. Quindi da qua si può solo uscire. Bene, torniamo indietro. E vediamo di non sclerare troppo. Ci infiliamo qui. Ah, ci sono le correnti. Correnti che però non hanno molto senso, almeno per quello che mi riguarda. Per quello che mi pare di vedere. Ok, qua torniamo indietro, perfetto. Qui pure. Qua ho fatto una gran bella stupidaggine, mi sa. Infatti siamo tornati indietro. Mamma mia, siamo usciti completamente dalla grotta. Come non detto, abbiamo sbagliato tutto. Usiamo spaccaroccia. E ovviamente incontriamo un Pokémon. Chissà chi sarà. Jude, no, Gryveler. Devo. Qualcosa mi dice che devo levare Charlie dal primo posto. E facciamo fuga. Mettiamo come primo Breloom. Siamo riusciti per fortuna a passare dietro questa recluta. Andiamo dritto. L'acqua è di un colore azzurro marino. Usiamo surf. Infiliamoci dentro questa grotta. Può essere che è la strada giusta? Chi lo sa. Mamma mia. C'era una pietra. No, perfetto. Qua purtroppo qualcosa mi dice che devo sfidare per forza la Recuba. Infatti. Chi sei? Da dove arrivi?
parte la sfida della recluta del Team Magma, che manda in campo Mecchieno. Andiamo di pugno rotto, tanto non riuscire a mandarlo. Forse no. Vero, perché c'è prepotenza, scusatemi. Lui ci fa garanzia, ma non ci leva veramente niente. Andiamo nuovamente pugno rapido. Quando abbiamo avuto la conferma gli abbiamo levato più del 50% di vita, quindi possiamo riutilizzarla. Abbiamo sconfitto il Mightyena della recluta. Alitalia sale a livello 40. La recluta manderà in campo Weezing e non il nostro fidatissimo Metagross. Andiamo di cozzata Zen. Mandiamo KO. Senza problemi riusciamo a mandarlo a KO e a battere questa recluta. Geko sarà a livello 43. E abbiamo sconfitto la recluta del Team Magma. Che sconfitta schiacciante, poverino. Adesso entriamo in questa grotta, vediamo che cosa c'è di qua. Mi piacciono i giochini con le rocce. Mettiamo queste qui. A posto. Ora. Qualcosa dice che dobbiamo farci spazio per passare di qua. Dovremmo farlo purtroppo una roccia alla volta. Anzi no. Possiamo passare tranquillamente. Purtroppo però devo informarvi che il tempo a nostra disposizione è terminato. Spero che questa 22esima parte del gameplay di Pokémon Rubino Omega vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video e di iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Vi ricordo inoltre di seguirci tramite la nostra pagina Facebook e tramite il nostro forum. Spero che questa parte del gameplay di Pokémon Rubino Omega vi sia piaciuta. A domani con una nuova puntata. Un abbraccio da tutto il Team Infinity.